Sì, lo so, fare un video come questo è estremamente pericoloso, perché quando si fa una sorta, non dico di classifica, ma almeno di cernita fra le proprie preferenze musicali e si decide di scegliere solo 10 compositori, vuol dire che almeno altrettanti ne hai lasciati fuori tra i grandissimi. E quindi sono già pronto e preparato agli improperi che mi scriverete nei commenti. Ma come, non hai messo Tizio, Caio? Vabbè, insomma. È un gioco fondamentalmente che mi ha chiesto l'amico Davide, e devo dire la verità che pensavo sarebbe stato più facile. Cioè, quando poi li metti per iscritto devi sceglierne 10 e ovviamente ce ne sono molti più di 10 tra cui potrei scegliere e che meriterebbero di stare in questa classifica. Non è stato facile. Specifico che parleremo solo di compositori di musica sinfonica, quindi di sinfonie propriamente dette, ouverture e poemi sinfonici. Quindi mi sono imposto di scegliere solo 10 compositori e di scegliere una composizione per ciascuno. Compito, come potete immaginare, tutt'altro che facile. In quale ordine ve li faccio vedere? Questa è stata un'altra scelta non facile. Non posso fare un ordine di preferenza, cioè dal decimo al primo, perché lì veramente rischio il linciaggio. Non posso fare un ordine alfabetico, perché altrimenti poi questo spoilerebbe l'assenza di qualcuno, insomma. Non posso fare in ordine cronologico per la stessa identica ragione, per cui li ho semplicemente banalmente estratti a sorte. Allora, l'ordine appunto è casuale, l'ho estratto a sorte, ma qui forse qualcuno ci ha messo lo zampino, e il primo compositore di cui parlo oggi è ovviamente il Ludovico Van. La composizione che ho scelto è la nona, che forse potrebbe essere la più grande sinfonia mai scritta. È sempre difficile fare queste classifiche, dire ma chi più, chi meno, ma qual è più bella, soprattutto con uno come Beethoven che ha scritto 9 capolavori e anche le sinfonie meno note al grande pubblico, come la prima o la seconda, sono comunque dei capolavori incredibili. Scelgo la nona per tutto quello che rappresenta, per l'innovazione, per le dimensioni, per la struttura, per tutto il pensiero che c'è dietro, per il fatto che l'ha scritta che era praticamente sordo, insomma, per un'infinità di ragioni. Forse se dovessi fare un'arca di Noè della musica, perché il mondo sta finendo, e dovessi scegliere una sola sinfonia da portare nel mondo che verrà, probabilmente sceglierei la nona. Secondo compositore, Mozart, che ho inserito con una certa difficoltà, devo dire, perché pur adorandolo, essendo in assoluto tra i miei compositori preferiti, la parte sinfonica non è quella che prediligo. Forse penserete che abbia scelto la 40, ma in realtà ho scelto la Jupiter. Anche qui perché è un punto d'arrivo. E poi perché di Mozart, come tutti i compositori morti alla fine giovani, ci resta sempre il dubbio, ma chissà cosa avrebbe fatto se fosse vissuto fino a 80 anni. Terzo compositore e terza sinfonia, Brahms. Brahms per struttura, per composizione, per capacità, per tecnica, per innovazioni che ha portato, è un compositore secondo me imprescindibile nell'ambito sinfonico. Tutte le sue composizioni sinfoniche sono di altissimo livello. A me piace moltissimo l'ouverture tragica, tra l'altro, che ho diretto diverse volte, ma avendo deciso di fare questo gioco di scegliere una composizione, scelgo la quarta sinfonia, che secondo me è il suo capolavoro. Quarto compositore nell'estrazione a sorte che ho fatto dei miei 10 preferiti è Prokofiev, che se vogliamo ha dato il meglio di sé in altri ambiti musicali, quali il concerto, insomma, la musica pianistica, è strepitosa. Però io ho un debole in particolare per la prima sinfonia, ed è curioso perché se vogliamo potreste dirmi che la prima sinfonia di Prokofiev è quella che meno suona come di Prokofiev, la famosa sinfonia classica. Però quello che a me piace molto di questa sinfonia è che lui ha preso sì una struttura classica, sì un'impostazione e un'impalcatura classica, ma poi comunque l'ha trattata con un linguaggio moderno, e a me questa commissione è piaciuta molto. Se non l'avete vista, vi consiglio di andare a vedere la reaction che ho fatto della sinfonia diretta da Celibidache. Quinto compositore, Sibelius.
Sibelius è un compositore di cui io amo particolarmente la musica sinfonica. Qui ho un po' di difficoltà a scegliere un'unica composizione, perché ne ha scritte molte belle. Io, come dire, mi sono preso tra Finlandia e la Seconda Sinfonia, però essendomi autoimposto la regola di sceglierne una, direi la Seconda Sinfonia, che è una delle cose più intense che sono state scritte, credo, nella storia della musica, e che a ogni ascolto regala sempre, sempre forti, fortissime emozioni. Sesto compositore, Dvořák. Anche di lui scelgo la Nona Sinfonia, il Nuovo Mondo, che ho diretto diverse volte. E devo dire la verità, non ho studiato tutte le sinfonie di Dvořák, le ho ascoltate tutte, ma non le ho studiate tutte. L'ottava è sicuramente molto bella, però sempre per la commistione di cui parlavo prima, sempre per il fatto che io amo molto quando le culture si auto-influenzano, e quindi quando si cerca di fare qualcosa, diciamo così, di panculturale, per questo e per la bellezza immensa di questa sinfonia, non posso che scegliere questa. Settimo compositore, Tchaikovsky. E su Tchaikovsky veramente, io per Tchaikovsky ho veramente un debole, perché la musica che ha saputo scrivere quest'uomo, in molti casi anche molto difficile da eseguire, io la trovo veramente sublime. Ecco, diciamo che nel giochino che vi ho raccontato prima dell'Arca di Noè musicale, vincerebbe comunque la Nona di Beethoven, ma Tchaikovsky veramente se la giocherebbe fino all'ultimo. Qui ho veramente difficoltà a scegliere, almeno fra tre composizioni: la Quinta Sinfonia, l'Ouverture di Romeo e Giulietta e il Lago dei Cigni, le suite sinfoniche. Anche qui è estremamente difficile scegliere, vi direi la Quinta, ma Romeo e Giulietta veramente, come dire, è lì aggrappato che vuole entrare. Ed è un altro di quei casi, Tchaikovsky è morto a poco più di 50 anni, in cui dici, porca miseria, se avessi vissuto altri 20-30 anni, chissà che cosa ci avrebbe regalato. Però accontentiamoci di quello che ha fatto, che è tanto ed è strepitoso. L'ottavo compositore dei miei preferiti sinfonici è Richard Strauss. E qui scricchiola qualcosa nella scelta che ho fatto, perché io non sono un grandissimo estimatore di Richard Strauss, ancorché ne riconosco ovviamente la genialità, la potenza creativa. Però ecco, devo dire che dei 10 è quello che ho inserito un po' più obtorto collo. Ma quando hai scritto una cosa come Also sprach Zarathustra, io credo che il tuo posto nella storia, e per quello che può contare nella mia sciocca classifica, te lo sei guadagnato di diritto. Nono compositore, Stravinsky, ovviamente. Credo che sia imprescindibile in una classifica del genere, perché ha portato così tante innovazioni nella storia della musica sinfonica, che è impensabile che Stravinsky non rientri in questa decina. Se non avete visto, vi ricordo il video che ho fatto con la reaction sulla saga La Primavera, diretta da Bernstein. E quindi, insomma, per innovazioni, per coraggio, per arditezze, per come ha rivoluzionato la storia della musica, quest'uomo non può non essere presente in questo gruppo. Ultimo compositore, Shostakovich. E qui forse la cosa un po' vi sorprenderà, perché benché Shostakovich sia un autore di sinfonie strepitoso, pensiamo alla settima, pensiamo alla decima, all'undicesima, ma tutte, insomma. Quello che scelgo io è il vals della famosa Jazz Suite numero 2, che dal punto di vista musicale, dal punto di vista compositivo, vale molto, molto, molto meno, non so, di una sua decima sinfonia, evidentemente. Però io non posso prescindere dalla bellezza proprio melodica di questa musica. A volte io so bene di essere un pochettino schiavo di una bella melodia, e che forse
e che senz'altro in una composizione ci sono ben altre cose da apprezzare, però insomma secondo me questo brano e poi anche l'uso che ne è stato fatto in Eyes Wide Shut, un film che io ho amato particolarmente come tutte le cose di Kubrick, d'altronde insomma mi lega particolarmente a questo brano. Il grande rammarico, lo so che l'ho già detto di altri compositori, il mio grande rammarico è che Shostakovich a Hollywood avrebbe potuto essere un compositore di colonne sonore strepitose, perché guardate che tutto ciò che noi compositori e appassionati di colonne sonore amiamo nella musica da film, cioè tutti John Williams, tutti Jerry Goldsmith e tutta quella generazione di comunque grandissimi compositori, riportano ai giorni oggi quello che Shostakovich aveva scritto qualche decennio prima. Ecco, in questo senso veramente è il compositore forse più moderno che mi viene in mente del Novecento, non il rivoluzionario che può essere stato Stravinsky, non il Richard Strauss della situazione, però veramente un compositore che ha saputo trattare la tonalità in maniera così innovativa e così vigorosa, comunque senza mortificarla, e lasciando sempre comunque un'impronta molto molto personale in quello che ha scritto, che secondo me il suo posto è qui dentro nella mia decina. E quindi adesso siamo alla fase più difficile. Chi ho lasciato fuori da questa decina? Ho lasciato fuori Haydn, un certo Schubert, un certo Mendelssohn, un certo Bruckner, così me la butto lì, Mahler. Insomma, in questo giochino autoimposto ho dovuto fare delle scelte. Ed è probabile che se invece che 10 compositori ne avessi dovuto scegliere 20, comunque avrei avuto difficoltà a escludere qualcuno. Perché per fortuna la musica sinfonica da oltre 300 anni ha espresso tantissimi geni e tantissimi capolavori. Bene, scrivete nei commenti se volete che facciamo un'altra decina, magari solo sugli operisti o magari solo sulle sonate per pianoforte. Insomma, ci sono tanti ambiti musicali, o sulla musica da film, perché no? Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video, non mancate.